Giulio Ledda, 1-1 contro il Torgiano in casa, quindi siete in finale, un ennesimo grande risultato di questa bellissima stagione del Fertilia. Certo, un passo enorme questo, perché si può dire che siamo al 90% in Serie D. Faccio una domanda di pesca, ci dovremmo essere già là, però non ci basta questo risultato, adesso ci giocheremo la finale a 1000 come abbiamo sempre fatto. Ecco, partivate con la vittoria in Umbria e quindi potevate anche gestire il risultato. Siete partiti benissimo, grandi occasioni con Kelo e Ted, e poi un rimpallo, passo in vantaggio il Torgiano e un po' lì è chiaro che vi siete contratti, certo. Però non vi siete mai disuniti. Certo, lì c'è entrata un po' di paura, però poi abbiamo iniziato a imporre il nostro gioco e abbiamo iniziato a creare tante palle gol. Cioè, sapevamo la nostra forza, sapevamo anche la forza dell'avversario, che è una bellissima squadra che ci ha messo in difficoltà. Alla fine, secondo me, l'ha spuntata la squadra più forte. Con il secondo tempo, la stessa altra occasione di per Ted, potevate anche vincere, vi va bene il pareggio perché contava arrivare in finale. Sì, alla fine va bene anche il pareggio, l'importante era passare il turno e speriamo che Matteo ce le faccia in finale. Senti, da fuori sembra tutto normale, si corre, contrasti, salta di testa, invece racconta dal campo cosa vuol dire giocare alle 3:15 l'1 giugno. Oggi era veramente una sofferenza, c'era un caldo assurdo, cioè sono stati 90 minuti che sembravano 180. Era dura. Ecco, perché poi con gli ultimi minuti d'assalto del Torgiano, se fanno il 2-1 ci scappa l'altra mezz'ora di calcio, non so chi rimane. Ci scappava il morto, perché eravamo quasi tutti cotti, eravamo tutti alla frutta, tutti spremuti, tutti i 18 giocatori, tutti i 22 giocatori eravamo stremati. Senti, invece, come giudichi la prova della difesa? Avete concesso il gol e poi all'inizio del secondo tempo una grandissima occasione, però sì, poi avete contenuto bene. Abbiamo concesso due palle gol a loro, cioè in 90 minuti ci stanno. Siamo una squadra che concede molto poco, per fortuna, grazie al lavoro degli attaccanti e dei centrocampisti. Siamo una squadra che si difende molto bene, siamo compatti e cerchiamo sempre di difenderci con ordine. Poi fate gol anche con Consini, hai fatto tu, oggi lui ha segnato il rigore, una palla che poteva scottare invece l'ha buttata dentro. Sì. Cristian, non gli tremano le gambe dagli 11 metri, diciamo. È andata bene, dai. Senti, per te Tullio, una stagione che sei riuscito a raddrizzarla, no? Hai iniziato con un grande entusiasmo in Serie D col Porto Torres, poi è andata male, però poi le porte aperte al Fertilia ci sono sempre, soprattutto per te che hai giocato per tanti anni, e quindi adesso ti ritrovi forse a riconquistare quella Serie D che certo, hai lasciato certo. Diciamo. Ma a me dispiace come sono andati 4 mesi a Porto Torres, purtroppo la società è stata in difficoltà e siamo stati costretti ad andare via a dicembre. Il Fertilia mi ha accolto come a braccia aperte, il Fertilia è una famiglia dove mi trovo benissimo qua. Senti, hai detto domanda di ripescaggio come minimo acquisito, però è chiaro che la festa sul campo ha un altro sapore, certo. Quindi adesso altre due grandi battaglie. Noi faremo queste due battaglie andate e ritorno sempre a 1000, cercheremo di far bene e di portare a casa la vittoria sul campo, senza fare domande di ripescaggio, senza niente. Ecco, chiudiamo la D dal campo. Ecco, chiudiamo chiedendoti come si fa alla fine del campionato, inizio aprile, rimanere un mese senza giocare, fare una partita, aspettare altre 3 settimane prima di riassaporare lo scontro diretto. Alla fine noi siamo stati in 2 mesi abbiamo fatto 2 partite, un po' il ritmo partita ci mancava, poi non siamo riusciti a organizzare delle amichevoli con squadre di alto livello che ci potessero allenare in pratica, e facciamo sempre partite in famiglia e abbiamo cercato di tenere il ritmo partita così. I risultati però si sono visti sia all'andata che al ritorno. Certo, dai, ci siamo allenati abbastanza bene, la squadra sta in salute, sta bene, andremo avanti così. Grazie Tullio, complimenti per il risultato, però non vi fermate, adesso ci sono 2 gare per la finale. Certo, grazie a te.